A Parigi, 30 minuti di confronto fra Obama e Putin sulla lotta all'ISIS. Il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti aumenteranno i raid aerei sulla Libia, ma è stato categorico sulla Siria. Assad deve lasciare. Resta il gelo invece fra Russia e Turchia. Putin rifiuta di incontrare Erdogan e attacca. Il nostro jet ha battuto perché Ankara vuole difendere le sue forniture illegali di petrolio dal califfato. Trovare un'intesa per scongiurare la catastrofe ambientale è l'imperativo sul quale concordano i leader mondiali al vertice sul clima di Parigi. Da Obama a Hollande, Putin a Renzi, siamo al limite del suicidio, commenta il Papa. Il segretario delle Nazioni Unite chiede un accordo vincolante, ma la strada per arrivarci è ancora in salita. È stato fatto un errore scegliendo Vallejo, Balda e Shawki per la commissione sulle finanze vaticane. Lo ha ammesso Papa Francesco sull'aereo che lo riportava dall'Africa. Per Bergoglio però va avanti il lavoro di pulizia avviato da Ratzinger. Il processo VatiLeaks 2 è rinviato di una settimana, mentre tra i due principali imputati volano accuse e querele. Con una doppietta di Higuaín il Napoli supera l'Inter in classifica e si porta da solo al comando della Serie A, un primato che mancava agli azzurri dei tempi di Maradona, 25 anni fa. Nell'altro posticipo frena la Fiorentina che non va oltre il pareggio, 1-1 contro il Sassuolo. Le 7.31, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La 7. Allora, c'è stato un nuovo incontro fra Putin e Obama, si è concordata la strategia anti-ISIS, sembra che le posizioni di Washington e Mosca alla fine non differiscano molto, probabilmente solo sulla sorte di Assad. Per Obama non può rimanere a Damasco, Putin continua a difenderlo, ma la sua posizione si è un pochino ammorbidita, dicevamo accordo su quello che deve accadere in Siria, ma c'è stata soprattutto durissima la presa di posizione di Putin contro la Turchia di Erdogan. 30 minuti per fare il punto su Siria e Ucraina. Barack Obama e Vladimir Putin, a margine della conferenza sul clima, sono tornati a vedersi e a discutere di guerra. In una città blindata per colpa del terrorismo è stata la lotta all'ISIS a tenere banco durante il faccia a faccia tra i due leader. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito a Putin che Bashar al-Assad deve lasciare il potere e che la Russia deve concentrare i suoi sforzi contro l'ISIS, non contro i gruppi di opposizione al regime di Damasco. Un colloquio definito intenso dal Cremlino, durante il quale i due presidenti si sono espressi a favore di un avanzamento verso l'avvio di una soluzione politica della crisi siriana. Il nodo però è sempre quello di Assad, che la Russia non vuole abbandonare, e dunque per il momento l'obiettivo è quello militare di rafforzare la coalizione anti-ISIS anche in Libia, dove secondo Obama andranno intensificati i raid contro le postazioni dell'autoproclamato Stato Islamico. A complicare il quadro però c'è il jet russo abbattuto da Ankara, che ha infuocato i rapporti tra Russia e Turchia, membro della NATO. Obama ha espresso a Putin il proprio rammarico per l'abbattimento dell'aereo, ma poi lo ha incalzato sull'Ucraina, sottolineando l'importanza di lavorare a una soluzione diplomatica della crisi con la piena attuazione degli obblighi previsti negli accordi di Minsk. Putin però non ha ancora smaltito la rabbia per quanto accaduto sui cieli al confine tra Siria e Turchia e ha puntato il dito contro Erdogan, spiegando che il suo jet è stato abbattuto per assicurare forniture illegali di petrolio dall'ISIS alla Turchia. Difendere i turcomanni, ha aggiunto Putin a proposito della linea ufficiale della Turchia, è solo un pretesto. La reazione del presidente turco è stata immediata. Pronto a dimettermi se le dichiarazioni di Putin fossero confermate, ha detto Erdogan. E poi c'è Abdeslam Salah. Che fine ha fatto? Secondo le ultime notizie si troverebbe in Siria, sarebbe sfuggito a tutte le polizie d'Europa. Se fosse vero quanto riportato dalla CNN, che ha citato fonti investigative francesi, e cioè che i servizi segreti d'Oltralpe sono convinti che il super ricercato Abdeslam Salah, uno degli autori delle stragi del 13 novembre, sia ormai riuscito ad arrivare in Siria, si tratterebbe di una gigantesca beffa per i servizi di sicurezza di tutta Europa. In più, smentirebbe anche le notizie circolate immediatamente dopo gli attacchi, tra le quali quella secondo cui l'uomo sarebbe stato ricercato dagli stessi terroristi dell'ISIS, che avrebbero voluto vendicarsi di lui per non essersi fatto esplodere il 13 novembre, venendo meno
dunque alla propria missione. In realtà Abdeslam Salah, secondo quanto stanno faticosamente ricostruendo gli investigatori francesi, sarebbe stato l'artificiere del gruppo e l'artificiere non deve morire. A maggior ragione se poi, come appare accertato, il gruppo aveva deciso di colpire ancora alla Défense. Sembra ormai abbastanza sicuro, infatti, che sia stato lui ad acquistare 10 detonatori e un rifornimento di batterie da un negozio di fuochi d'artificio nella periferia nord di Parigi. Il proprietario del negozio si è presentato spontaneamente alla polizia dopo aver visto le foto di Salah sui giornali. Intanto, domenica, altro blitz fallito a Molenbeek, il quartiere di Bruxelles ad alta concentrazione di jihadisti. L'obiettivo sarebbe dovuto essere proprio Salah, ma si è trattato di un falso allarme, anzi di uno scherzo di pessimo gusto. Una notizia che arriva dall'Italia di questi minuti: 4 cittadini kosovari sono stati arrestati per propaganda dell'ideologia jihadista. Avevano pubblicato sul web alcune foto con le armi in pugno. Dalle indagini è emerso che i 4 erano fortemente radicalizzati e si ponevano su posizioni estremistiche assumendo atteggiamenti simili a quello dei militanti dell'ISIS. Quello che è considerata la mente del gruppo, un cittadino kosovaro che ha vissuto diverso tempo in Italia, è stato arrestato proprio in Kosovo dalle autorità di quel paese, mentre gli altri 3 sono stati arrestati in Italia, dove vivevano da tempo. Contestualmente agli arresti, gli investigatori hanno fatto scattare una serie di perquisizioni in diverse città, da Brescia a Vicenza a Perugia. Torniamo però a Parigi, dove si è aperta la conferenza sul clima. 190 i paesi presenti, 150 i capi di Stato e di Governo. L'obiettivo è contenere entro i 2 gradi l'aumento della temperatura del pianeta. Non sarà facile. Tutti i 150 capi di Stato riuniti a Parigi per la conferenza sul clima delle Nazioni Unite sono convinti che il mondo si stia giocando le ultime carte per salvarsi dall'autodistruzione. Sanno che questa generazione e loro soprattutto hanno la responsabilità di cambiare rotta all'economia mondiale. L'obiettivo è chiaro: riuscire a contenere l'aumento del riscaldamento climatico entro i 2 gradi centigradi nei prossimi anni. Ora è da vedere se verranno presi impegni concreti. Papa Francesco, di ritorno dall'Africa, ammonisce: siamo al limite del suicidio e a Parigi lo hanno capito quasi tutti. Intorno al tavolo però c'è chi frena: sono i paesi emergenti, restii ad abbandonare le energie fossili, motore della crescita economica, primo fra tutti l'India. Bisogna quindi che il peso di un'inversione di marcia ricada soprattutto sui paesi responsabili di 200 anni di inquinamento. Il presidente americano Obama ha annunciato un pool di investitori privati disposti a sostenere la ricerca nel settore dell'energia rinnovabili con nuovi fondi per miliardi di dollari. E poi 20 paesi, tra cui sempre Stati Uniti, Italia, India e Cina, si sono impegnati a raddoppiare nel giro di 5 anni i 10 miliardi che spendono collettivamente nella ricerca delle energie pulite. Per quanto riguarda l'Italia, ha detto il premier Renzi, ci siamo presentati a Parigi con le carte in regola. Dal 1990 le emissioni si sono ridotte del 23%, ma uno studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente indica il nostro paese come quello nell'Unione dove si muore di più e prima del tempo per l'inquinamento. Dati, commenta il ministro della Salute Lorenzin, che devono essere presi con le pinze. Papa Francesco ha parlato del caso Vatilix 2 sull'aereo che lo riportava in Italia dall'Africa. Ha detto che è stato un errore la nomina di Monsignor Balda e della Sciauchi all'interno della Commissione Vaticana che si occupava delle finanze della Santa Sede. Ha detto che però non gli fa perdere il sonno la vicenda Vatilix 2, mentre la stampa deve continuare a martellare sulla corruzione. E a proposito, il processo è stato rinviato di una settimana, se ne riparlerà lunedì prossimo. Niente processo lampo, nessun verdetto prima del giubileo. Il processo Vatilix 2, la fuga di documenti per cui sono a processo in Vaticano i 3 presunti corvi, Monsignor Balda e il suo ex segretario Francesca Sciauchi e 2 giornalisti, Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, è rinviato al 7 dicembre, proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno santo. Un rinvio di una settimana che fa saltare un calendario serrato di udienze stabilito per concedere alle difese di studiare gli atti. Tra questi c'è anche un memoriale scritto 6 giorni dopo il suo arresto da Monsignor Balda, pagine imbarazzanti in cui l'alto prelato racconta dei suoi rapporti anche sessuali con Francesca Sciauchi.
Sono stato sedotto da quella donna, scrive Balda. Lei era molto potente, mi disse di appartenere ai servizi segreti, di avere dietro Bisignani, di avere rapporti con Berlusconi, di essere stata spesso a Palazzo Grazioli. Io avevo paura. Dichiarazioni tutte da verificare, smentite dalla stessa Ciocchi, che però adesso è indagata insieme al marito per un'altra vicenda, anche dalla Procura di Roma, per estorsione e intrusione informatica nei computer del Vaticano. L'inchiesta nasce dalle indagini della Procura di Terni sulla compravendita del castello di San Girolamo di Narni, struttura di proprietà comunale che nel 2010, secondo gli inquirenti, venne acquistata da una società immobiliare con un'asta considerata truccata dagli investigatori. Come festeggiare il Natale nelle scuole? A Sassari è scoppiato un nuovo caso. Il preside e i genitori si oppongono a un incontro prenatalizio con il vescovo in una scuola multietnica, mentre il clou di questa, di questa vicenda resta la scuola di Rozzano, dove ieri Salvini si è presentato con un presepe. Caos ed esasperazione ieri a Rozzano, periferia sud di Milano, davanti all'istituto Garofani, nella bufera, da quando il preside Marco Parma ha deciso di annullare la festa di Natale. Matteo Salvini si è presentato con un presepe da regalare ai bambini per ribadire che difendere le proprie tradizioni non è una questione religiosa, ma di rispetto per la nostra cultura. E quanto ti costò? Maria Stella Germini, coordinatrice della Lombardia per Forza Italia, ha cantato Tu scendi dalle stelle davanti all'istituto insieme a una delegazione del partito. E poi Ignazio La Russa, con le bandiere di Fratelli d'Italia, è stato contestato. C'erano anche i genitori fuori da scuola a discutere, divisi tra chi sostiene e chi condanna il preside. Intanto i bambini erano dentro a fare lezione con le tapparelle abbassate, una tutela decisa da alcuni insegnanti. Continua la polemica innescata dalla decisione del preside di annullare la festa di Natale trasformandola in festa d'inverno, in rispetto delle altre religioni. Una scelta che ha indotto anche l'intervento della CEI con Monsignor Nunzio Galantino sulle pagine di Vita Pastorale a criticare chi pensa di cancellare il Natale o camuffarlo scadendo nel ridicolo. Il preside, che ha rimesso il mandato all'ufficio scolastico regionale affinché valuti l'opportunità di affidare ad altri la reggenza dell'istituto, fa sapere in una nota sul sito della scuola che tutto nasce da notizie distorte e infondate. Non avrebbe cancellato nessuna festa, solo negato a due mamme di entrare a scuola all'ora di mensa per insegnare canti religiosi ai bambini cristiani. La questione intanto è approdata in Regione Lombardia con una mozione promossa da NCD per monitorare l'esistenza di eventuali altre situazioni simili definite confuse e politicizzate e un provvedimento che prevede che ogni sede della Regione Lombardia quest'anno abbia un presepe. A Livorno resta alta la tensione sulla vicenda rifiuti. La polemica è fra la nuova amministrazione, quella guidata da Nogarin e quindi dal Movimento 5 Stelle, e la vecchia, quella del PD. Sommersa dai rifiuti e dalle polemiche politiche, da quattro giorni ormai nei turbini di Livorno continuano a scioperare e a protestare contro il sindaco 5 Stelle Filippo Nogarin, che, deciso a non dare più soldi all'indebitata AMS, l'azienda che raccoglie i rifiuti, ieri ha convocato il Consiglio Comunale per dare il via libera alla procedura che porterebbe i libri della società in tribunale. Una proposta che ha sollevato le proteste dei lavoratori che temono per il loro posto, nonostante Nogarin abbia rassicurato il mantenimento del livello occupazionale. Alla fine di una seduta piuttosto caotica, il Consiglio ha deciso di rinviare il tutto di una settimana, ma le tensioni rimangono. La decisione di non ricapitalizzare la AMS, su cui pesa un debito di circa 42 milioni di euro accumulato dalla precedente gestione a guida PD, in parte per tariffe non riscosse, ha creato forti tensioni all'interno del Consiglio, anche fra la maggioranza grillina, con tre consiglieri che hanno votato contro la proposta di Nogarin e si dicono pronti a formare un nuovo gruppo. Mentre a difendere il sindaco scendono in campo i leader nazionali del movimento, i debiti sono stati creati dal centro-sinistra, intervenire adesso significherebbe sacrificare buona parte delle finanze comunali, dicono, il PD respinge le accuse e punta il dito contro gli amministratori grillini definendoli inadeguati. Movimento 5 Stelle e PD cercano di accusarsi a vicenda, ma la verità è che sono corresponsabili insieme, commenta invece Forza Italia. In Parlamento potrebbe esserci oggi una nuova fumata nera per l'elezione dei giudici costituzionali e sarebbe la 29ª. Il Parlamento in seduta congiunta ci riprova per la 29ª volta ad eleggere i tre giudici della Corte Costituzionale che attendono la nomina da ben 17 mesi. E le premesse anche per la riunione di oggi non sono positive.
È molto probabile, infatti, una nuova fumata nera. Infatti, i nomi dei candidati restano quelli già bocciati precedentemente, ovvero Augusto Barbera, indicato dal Partito Democratico, Francesco Paolo Sisto, espressione di Forza Italia, e Giovanni Pitruzzella, designato dai centristi, sul quale ora grave un'indagine della Procura di Catania nell'ambito di un'inchiesta del 2008 su un lodo arbitrale tra l'università del capoluogo etneo e quella della Core di Enna, ma il nome di Pitruzzella resta comunque in pista. Il Movimento 5 Stelle, che non ha accettato l'intesa con il PD, continuerà a puntare su Franco Modugno. Stando così le cose, anche nella seduta che si terrà tra circa 6 ore a Montecitorio, gli unici a vincere saranno i franchi tiratori, che fino a questo momento hanno avuto sempre la meglio, bloccando tutti i candidati lontani dal traguardo. Sono numerosi i parlamentari Dem di Forza Italia, ma anche nei partiti di centro, a non rispettare le indicazioni delle rispettive segreterie. C'è anche una spaccatura a sinistra. Infatti, Sella, Sinistra Italiana e Minoranza Democrat sono più favorevoli al candidato dei grillini che di quello del Nazareno, Barbera, per la sua simpatia verso le riforme volute da Renzi e verso l'Italicum. Il quorum da raggiungere è di 571 voti, eppure sono in tanti a denunciare lo scandaloso ritardo del Parlamento del rinnovo dei giudici della Consulta. Io spero che prevalga il senso di responsabilità e si arrivi all'elezione dei giudici perché, dice il Presidente della Camera Boldrini, non può essere che sia il Parlamento ad ostacolare il lavoro della Corte Costituzionale. E il Presidente del Senato, Grasso, è arrivato addirittura a minacciare lavori ad oltranza in mancanza della fumata bianca. Cambio della guardia, in testa alla classifica di Serie A, il Napoli batte l'Inter e ora è primo da solo. L'enfasi è d'obbligo perché 25 anni dopo Maradona il Napoli domina la classifica e assapora l'atmosfera elettrizzante di una piazza che sogna con il progetto Sarri. Adesso la prima della classe viene difficile, ma 14 vittorie e 2 pareggi da metà settembre sono numeri solenni. Il Napoli mette tutti in fila con il suo totem Gonzalo Higuaín che sfonda il tetto delle 10 reti grazie ad una doppietta scintillante. Contro l'Inter passano 2 minuti e il Pipita sembra uno sprinter che scatta dai blocchi di partenza per fulminare la difesa interista. Una partenza così fa saltare tutti i piani di Mancini, ma non il coraggio dei nerazzurri, mentre l'entusiasmo alimenta la grande intensità di gioco della formazione di Sarri, micidiale nelle ripartenze e nei tagli dei centrocampisti, Tuttofare, Amsic e Allan. L'Inter in mezzo a meno qualità, soffre il pressing dei napoletani e fatica per guadagnare campo con gli esterni Ljajic e Perisic. L'ultimo respiro del primo tempo intossica la partita di Nagatomo, che con il fallo su Allan si macchia del secondo giallo e viene espulso. Ma la ripresa riserva un'onda infinita di emozioni. L'Inter si presenta senza Icardi, con un nuovo esterno, Telles, e Ljajic libero di aggredire gli spazi. Il Napoli abbassa il ritmo, però un tir di nome Higuaín, inarrestabile fino al capolinea del gol. Il replay è impietoso con Murillo e Miranda, impotenti di fronte al suo scatto imperioso. E sono 12 le reti. Il primo pensiero è che la partita sia in cassaforte, invece ha tanto da dire per il coraggio dell'Inter che cresce seppur in 10. Ljajic sfrutta il rimpallo e calcia in modo straordinario per il 2-1. Lo slavo mostra tanta personalità e voglia di non arrendersi. Il Napoli invece si incarta nell'ansia del risultato. Ma i protagonisti assoluti diventano i portieri. Handanovic salva sul sinistro di Higuaín. Nel recupero Reina assiste impotente al colpo di testa di Jovetic sul palo. Subito dopo è strepitoso, deviando quanto basta l'acuto di Miranda. Non è ripagata dalla sorte la rabbia dell'Inter, che adesso si trova seconda con un punto in più sulla Fiorentina, fermata ancora sul pareggio, stavolta dal Sassuolo, con qualche recriminazione per un paio di occasioni da rigore. Al gol del vantaggio firmato da Borja Valero risponde sempre nel primo tempo Floccari, che trova il salto giusto nel cuore della difesa viola. Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo? Sono questi i 3 candidati al pallone d'oro. La stagione d'oro del Barcellona, culminata con il triplete, lancia Messi verso il suo 5° pallone d'oro. Potrebbe allora arrivare l'11 gennaio nel Galà in programma a Zurigo la vendetta sportiva del campione argentino nei confronti di Cristiano Ronaldo, trionfatore nel 2015. Alla coppia di fenomeni, nella lista dei candidati, si aggiunge Neymar, per la prima volta in lizza per il prestigioso riconoscimento europeo, nonostante qualche battuta a vuoto con la maglia del Brasile. Un trio di papabili tutto sommato prevedibile, con il bomber portoghese non certo avvantaggiato dalla stagione opaca del Real Madrid. L'ex tecnico delle merengue, Carlo Ancelotti, è invece rimasto insieme a Massimiliano Allegri fuori dal terzetto che si contenderà il pallone d'oro degli allenatori. Luis Enrique del Barcellona, Guardiola del Bayern Monaco e Sampaoli della nazionale cilena. L'Italia ha più di qualche chance per il premio Puskas, quello per il gol più spettacolare dell'anno.
Alessandro Florenzi, con il suo bolide da metà campo in Roma, Barcellona di Champions League, ha pienamente convinto la giuria internazionale. In corsa anche l'acrobatica rete del brasiliano Wendell Lira, segnata nel campionato del paese sudamericano, e l'ennesima perla di Messi, autore di una inarrestabile serpentina in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Fra poco le previsioni meteorologiche con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus condotto da Alessandra Sardoni e alle 13.30 l'appuntamento è con il TG La 7. Noi ci vediamo domani, grazie e arrivederci.